Permesso? Yeah. Il commissario Montalbano sono. Si accomodi, il citofono è rotto. Arrivo. Commissario, a che devo l'onore? Mi dispiace di disturbarla a quest'ora, ma le volevo parlare 5 minuti. Ma volentieri, prego, si accomodi. Si. Grazie. Avanti, avanti, avanti. Ah, lei stava mettendosi a tavola. Ma non si preoccupi, commissario. Anzi, se vuole favorire, si siede a tavola con me. Sto facendo pasta con i broccoli. No, grazie, io ho già cenato. Lei comunque non si preoccupi, per carità, faccia pure. Ed, commissario, io purtroppo vivo da solo da quando 30 anni fa mia madre è morta. Ah, per questo non mi faccio mancare le buone cose. E poi, modestamente, in cucina me la cavo bene. Veramente squisito. Mm. Il segreto sta nel friggere l'aglio al punto giusto, senza mai farlo diventare nero. Poi si aggiungono i broccoli, si fanno cuocere lentamente e alla fine una spruzzata di vino speciale che mi manda un amico mio dalla sua vigna. Veramente, veramente squisito. Ma... senta, ma Castro e la signora di Mora si conoscevano? Non lo so. Negli ultimi tempi la signora è venuta in ufficio a trovare Cascio un paio di volte. Lei quest'uomo lo conosce? Allora, commissario, chi è? Lo vorrei sapere anch'io. Senta, mi parli di quelle telefonate che Cascio non voleva ricevere. Quell'uomo chiamava continuamente. Come fa a essere così sicuro che si trattava di un unico uomo? Perché aveva una voce inconfondibile, roca, cracchiante. Come la posso dire, commissario? Brutta, va, brutta. E poi aveva magari un accento. Un accento? Sì, una specie di inflessione strana. Non glielo so spiegare come. Senta, si dice in giro. Che Cascio se la faceva con la mafia. Lei ne sa qualcosa? Si facevano favori a vicenda. Che tipo di favori? Loro aiutavano Cascio a prendere gli appalti e Cascio girava una parte dei guadagni a loro. Loro chi? questo non lo so, commissario. Non la posso aiutare. Qualcuno diceva che appartenevano alla famiglia De Riolo. Ma io questo non glielo ho detto. E non mi ha detto niente.